Ebbene sì, non ci sono più. Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Questa sera SnowRunner, non abbiamo più i blocchi di cemento e finalmente abbiamo sbloccato questo ponte che ci aiuterà tantissimo. Soprattutto lì c'è il potenziamento che volevo andare a prendere. E il prossimo è questo qui. Andiamo subito a vedere cosa ci offre la prossima missione, perché dobbiamo sbloccare assolutamente questa strada, perché ci dà un grandissimo vantaggio. Ah, ma il carrello è vuoto. Potevamo anche lasciarlo questo carrello qua, ma ce lo portiamo dietro. Tanti, fino a quando è strada normale non ci sono problemi. Andiamo a vedere cosa vuole per togliere la frana. Sì, facciamo così. No, vabbè, dai, portiamo, intanto è vuoto. Non dovrebbe darci problemi. Slittiamo, che è un piacere. Anche se è abbastanza pesante, però andiamo a vedere cosa c'è dall'altra parte. E cosa ci serve per sbloccare, per togliere quella frana. Vediamo un attimo, così andiamo a prendere. Posiamo il carrello, andiamo a prendere quella lì e apriamo la strada. Boh, una botta ci voleva. Allora, rocce ancora, sul serio? Dai, fammi un favore, occupane tutti, va? Va bene. Inizia traccia. Consegna al blocco statale ricambi per riparazione 2. Ora, i ricambi per riparazione 2 sono al magazzino. Quindi, per andare al magazzino, noi dovremmo passare da qua. Poi da qui, andare qua. E poi qui. Cisterna. Ah, ecco la cisterna del petrolio mancante. Quella si potrebbe fare. Il problema adesso è che abbiamo il carrellino. Questi carrellini qua sono fastidiosissimi, perché adesso lo scoprirete subito. Per fare le manovre sono odiosi. Esatto, bisogna per forza staccare quel rimorchio. Una volta fatto così, noi ci agganciamo il verricello, questo lo agganciamo qua e tiriamo quel rimorchio maledetto. Perché è maledetto? Perché ci fa fare molta fatica. Esatto. È più facile quando col verricello. Non so perché sta cosa, ma è molto più facile trainarlo col verricello che non. E allora, la smetti di andare indietro? Ok. Andiamo. Piano piano. Non è di qua, giusto? No, è qua. Ok. Passiamo qui il guano. Perfetto. Poi direi quasi quasi di lasciare il carrellino qui e andarci senza. Anche se andiamo al magazzino, è forse meglio portarci un po' di roba, no? Ho notato che è abbastanza utile se ci teniamo la roba nel nostro garage. Quindi sono indeciso se andare a prendere oppure no. Vediamo un po'. È che qui il passaggio è deleterio.
Ma poi è sbagliata la strada, che non è di qua. Ah sì, è proprio qua. C'è tutto così, andiamo lì. Lì c'è il magazzino. Che facciamo? Dai, rischiamola. Rischiamocela di bestia. No. Non è una bella idea, diciamo. E qui c'è un casino della Madonna. Non è una bella strada, però piano piano, a parte l'albero che adesso è diventato nostro nemico, forse essendo scarichi ce la facciamo. Qui c'è una bella cascatella di fiume. Passiamo piano piano. No, mi sa che siamo rimasti bloccatissimi. Esatto, sì. Bene, ci siamo bloccati. Quindi l'unico modo è sganciare il rimorchio. Eh sì, è lui proprio che ci blocca, mi sa. Il rimorchio, quando abbiamo il rimorchio, il camion non ce la fa. Allora ce lo trainiamo così. Invece così, col vericello, stranamente ce la fa. È un po' bilanciato malino, eh. Già. Senza... attaccandolo normale non ce la fa. Col vericello ce la fa. Collega rimorchio, no, il rimorchio è troppo lontano. Collega rimorchio. Ok, andiamo. Piano piano, piano piano. Chi va piano va sano e va lontano, come diceva qualcuno. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qua. Cosa possiamo avere? Altro fango. No, la pietra no, però. Piano piano, senza pietre, grazie. Sono indigeste. Ci fanno male. Vai, sali, sali. Sali, sali. Sale, sale, non fa male. Ce la facciamo piano piano. Madonna, ma che curva. Va 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 va. Il camion tutto distrutto. Mi sa che non è stata una bella idea portarci il rimorchio dietro, eh. Andiamo di differenziale. Piano. Questo lo passiamo. Però tutto sommato, qui c'è un bivio, dobbiamo andare dritto. Tutto sommato, qua ci sarà un casino. Questo è un posto bruttino. C'è, ok, magazzino e factory. Ok, andiamo al warehouse. Che è proprio davanti a noi. Facciamo la curvetta. Un po' più di gas. Andiamo a manetta, vediamo. Via. Il ritorno sarà un po' duretto, un po' difficile. Perché slitta, guarda quelle ruote come slitta. Slittano troppo. Troppo, troppo, troppo. Non va assolutamente bene. Dobbiamo cambiare copertoni. Purtroppo. Dovremmo però averli sbloccati. No, li abbiamo sbloccati solo per la Jeep. Per il pick up. Non per questo. Vediamo se riusciamo ad avere un po' più di grip qui. No, sull'erba.
Andiamo. Sì. Oh, un po' di strada normale. Ok. A noi ci servivano due cambi di per riparazioni. Per togliere le macerie, due cambi per riparazioni. Ma vabbè, due ricambi per riparazioni. Non capisco perché, ma vabbè, mi adegua. Gestione carico, no, automatico. Allora, ci servono. Blocco di cemento, ricambio, riparazione, 2. E poi dietro ci mettiamo le longarine. Esatto. Perfetto. Piano piano, si è messo pure a piovere. La solita fortuna. E non accendi i tergicristalli quando piove, però. Prendiamo la larga, se no ci facciamo del male. Piano piano. Ok. Allora, cancelliamo tutto. Sarà difficile, signori. Sarà difficile. Noi dobbiamo andare qua al blocco stradale. Quindi qui, qui. Però attenzione, se noi facessimo... Sono indeciso perché onestamente potremmo fare un giro un po' più largo, tipo così, no? Arrivare qui e posare il tutto e poi ci andiamo. Non è male come idea. Vai, così possiamo, posiamo le longarine al garage, leviamo il rimorchio e poi andiamo a togliere la frana. Non, in teoria di là forse è un po' più facile la strada. Andiamo il garage a sinistra, sì. Vai. Cioè, facile. Oddio. Parolona facile. Come nessun gancio visibile. C'è un sacco di pali qua. Però l'abbiamo già fatta, quindi siamo abbastanza sicuri che ce la facciamo a passare da lì. Certo, ci vorrebbe un camion migliore. Dovremmo incominciare a comprare un camion migliore di questo. Sì che questo c'ha tutto, eh. Differenziale, 4WD, eccetera, eccetera, eccetera. Però... pneumatici lasciano un po' a desiderare. Ma nonostante tutto se la cavicchia. Tranne quando ci impantaniamo un attimo o... rischiamo di ribaltarci o si mette... Ecco, tranne quando... rimaniamo così bloccati. No, 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 no. Stacchiamo il rimorchio. No, proprio zero totale, non si muove più. Si è bloccato su una fiancata. Siamo rimasti bloccati su una fiancata. Già. Siamo rimasti iper bloccati su una fiancata. Vediamo. Perfetto, fermo così. Bravissimo camioncino, bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, fermo così, impennati. Agganciamo questo qui, ce lo tiriamo. In qualche modo. Vediamo la roccia, grazie.
una fatica mostruosa. Però ok. Colleghiamo il rimorchio e andiamo. Madonna mia, è un'impresa titanica. Qui cosa ci aspetta? Un casino qua. Prendiamola più stretta. Esatto, poi scendiamo un attimo, prendiamo un po' di velocità. Giochiamo di sponde. Via marce normali. C'è la discesa. Adesso qua fai come il pazzo il camion. C'è la discesa. Quindi adesso qua con tutto il peso che abbiamo corre a dismisura. E rischiamo di spaccare tutto. Accendiamo le luci perché non si vede niente. Sono le pietre che ci danno un fastidio madornale. Larghissimo, via. Cioè, volevo prendere larghe, ma le pietre hanno insistito per andare sotto. Ok. Vai, vai. C'è il discesone dei velletri. Piano, 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 piano. Ecco, questo è il problema adesso. Questo lo conosciamo bene. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Non facciamo lo stesso errore di prima. Spostiamoci di là. Esatto, vai. Via, via. Siamo passati. Perché i rami per terra ti aiutano sì, ma se ci vai sopra ti bloccano. Quello è un problema. C'è un altro. Questo ci attacchiamo lì. No, maledetto. Si mette il freno a mano ogni tanto. Perché la B è per annullare il verricello, ma premi B e ti mette anche il freno a mano. Ok, stacchiamo il rimorchio, passiamo, siamo rimasti impantanati di nuovo, attacchiamo questo qua e ci aiutiamo. C'è l'albero per terra, mannaggia. C'è l'albero che ci dà fastidio. Fino a quando non passiamo quell'alberello per terra. Niente. Andiamo di giorno perché sennò non si capisce. Allora, cos'è che ci blocca? Sì, è l'alberello. Mannaggia. No,
Vediamo se riusciamo a fregare. Abbiamo fregato? Forse sì. Perfetto. Questo. Vai. Ok. Poi colleghiamo rimorchi. Rimorchi è troppo lontano. Mettiamo la retro. Non ce la facciamo. Perfetto, allora andiamo di verricello. Ok. Se riusciamo ad avvicinarci con il rimorchio, dai, un altro po'. Ok. Portiamoci avanti allora. Ok, allora. Nel frattempo ci portiamo avanti, noi affossiamo così. Teniamoci quel carrello. Vai, vai, alla giusta distanza. Cammina un po', un altro po'. Ok, ce lo collega? No. E se facciamo così? Anzi, aspetta. Facciamo così. Esatto. Adesso ce lo devi collegare per forza. Bravissimo. Oh. Perfetto. Via, giriamo le pietre. È un'impresa. Qui è veramente difficile passare con i rimorchi e con un camion del genere. Ma piano piano ce la si fa. Se consumiamo un botto di benzina, però. Già, sta troppa. Andiamo a diminuire un attimo il consumo. Lì c'è un altro problema. Però bene o male lì c'è la discesa. Con questa discesa e con quei due pali possiamo aggirare il problema girando di qua. Esatto. Slittando e scivolando siamo arrivati al garage. Abbiamo riportato anche il rimorchio alla sua sede. Così ci abbiamo le longarine qui, quando ci serviranno le passiamo a prendere da qua. Oi, la madonna mia, chi l'aveva visto quel gancio lì, quell'albero? Cos'è? Madonna, si è staccato proprio il rimorchio? Ah, vabbè, lasciamo lì.
Si è voluto staccare. Meglio. Allora, naturalmente. Dovremmo fare benzina. Però visto che siamo qui, potremmo fare così. Entriamo in garage. Lui ci ripristina. Usciamo. Abbiamo full gasolio e riparazioni. E andiamo a sbloccare. Allora, per sbloccare quello noi dobbiamo passare di qua. Vabbè che ci passavamo comunque dalla cisterna qua al benzinaro. E poi andiamo di qua. Perfetto. Potevamo anche evitare di fare benzina nel garage, però ho paura che non ce la facevamo. Quindi meglio essere prudenti, dato che siamo rimasti a piedi con la benzina un paio di volte. Meglio non rischiare. Adesso di qua noi dovremmo andare a dove c'è tutto il casino mostruoso di pietre e quant'altro. Non so, solito qua si comincia a slittare. Bene o male, dicevo, senza rimorchio ce la fa. È il carico che ci blocca tantissimo. Se riusciamo ad aggirare queste pietre, soprattutto quella che si blocca sempre sotto e ci dà un fastidio terribile, un po' come quest'albero qua. Ecco, come non detto, oltre a, non so, è pietra o albero, non capisco. Non lo capisco. Non capisco. Ok. Quel piccolo alberello di Natale che abbiamo buttato giù ci ha aiutato un pochettino. Avanti, dai, su, aggiriamo questo sasso, attenti a spaccare il copertone e via. Ok, dopodiché da qua in poi dovrebbe esserci la strada normale e il ponte che abbiamo creato poco fa, quindi ci siamo liberati una strada che ci servirà tantissimo per non passare più in questi percorsi allucinanti. Vediamo un po'. Vai a destra. Poi faremo la missione alla cisterna e finalmente un po' di strada normale. Oh, anche perché già si è messa a piovere, quindi. Come al solito, tutte le fortune. Anche se dura poco, però se non sbaglio questo è un tratto piccolissimo e dopodiché c'è di nuovo la strada normale. Se non mi ricordo male. Sì, esatto. Vai. Oh, saliamo di qua, ci dovrebbe essere il ponte. Infatti, ecco qua. Questo è il ponte che abbiamo sbloccato prima. Adesso da qua in poi c'è la frana. Ci portiamo questi due e apriamo
la strada. Allora, vediamo un attimo. Curva, ricurva, dov'è? Ancora più in giù. Questo pezzo qua non me lo ricordavo io, ma siamo sicuri? Ah sì. Ce la facciamo, 4x4 e basta. Anzi, sono piccoli pezzi e poi dovrebbe rispuntare l'asfalto. Eccolo qua. Ottimo, ottimo. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo portati anche il carrello direttamente lì, il rimorchio al garage, quindi non dobbiamo spegniamo il motore. X, gestione carico. Yeah! Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sbloccato questo tratto qua. Prossimamente sbloccheremo il ponte di legno e andremo a prendere anche questo potenziamento. Bene signori, per oggi è tutto, spero vi siate divertiti, come sempre siete mitici, alla prossima, bye bye!